Sono Alessandra Faiella, una delle protagoniste di questo spettacolo tutto al femminile, Appunti G. Negli anni 70-80 sì, le donne sicuramente si sono riappropriate della propria sessualità, del proprio corpo, però intanto si può dire che anche all'interno della stessa Italia non è uniforme, come dire, l'emancipazione da questo punto di vista. E poi molto spesso si è trattato di un po' un'ubriacatura, una sorta di effetto illusorio. Non è tutto così semplice, non è tutto così risolto. La sessualità si è disinibita sicuramente, però alcuni fenomeni che sembrano un frutto di progresso, come può essere per esempio la pornografia, segnano secondo me un passo indietro o comunque un reale blocco. Sono Olivia Grossi, sono una giornalista, scrivo da molti anni per il Corriere della Sera, mi occupo di teatro e viaggio e reportage. Dunque, questo lavoro è interessante per quanto mi riguarda proprio nell'unione di contenuti e di comicità. La mia parte ovviamente è quella che ha a che fare con i contenuti giornalistici. Sul fronte tecnologia e sesso si sono fatti, chiamiamoli, passi avanti, ovvero le bambole gonfiabili non ci sono più, adesso le loro eredi 4.0 sono dei robot ultratecnologici capaci di imitare una relazione con un amante ed è già un business enorme negli Stati Uniti, si parla di più di 30 milioni di dollari l'anno. Sono in silicone, sbattono le palpebre, hanno gengive, hanno vene, ci sono diversi tipi di carnagione, di colore di pelle, di colore di occhi, di capezzoli, di pube, pubico, eccetera, eccetera. Dunque, cosa significa tutto questo? Significa che in un paese come il Giappone, per esempio, ne vendono più di 2000 l'anno e i rivenditori sostengono che lo fanno soprattutto più per compagnia che per sesso. Chi le compra le fa più per compagnia che per sesso. Allora, questo è un dato che secondo me fa molto pensare al bisogno di relazione con l'essere umano e quanto il mercato, il business, crea i suoi surrogati. Mi chiamo Lucia Vasini, sono un'attrice. Sono un'attrice che si occupa di teatro da una vita, soprattutto diciamo teatro, tra virgolette, pesante, serio. Il mio argomento, diciamo, i miei due monologhi, anzi tre, si occupano proprio della parte, tra virgolette, spirituale. Però il punto di vista femminile, spirituale, sessuale, ecologico, ha sempre un fascino, infatti nella ricetta erotica io più che altro parlo di ecologia, però è un'ecologia dell'amore, non solo ecologia di quello che mangiamo, cibo, eccetera. Non so altro che dire se non che ci divertiamo tantissimo e c'è molta unità, poi alla fine è il gruppo che crea lo spettacolo e questo esiste.